Coppa Italia-Polonia giocheremo con uno sponsor per l'occasione, Orienta Partner, che voi sapete che sono questa società rappresentata dai signori che mi sono vicini, quindi persone che stanno vicino a noi ormai da giugno a questo punto, prima dell'iscrizione al campionato. E ci stanno accompagnando in questo percorso, spero che possa diventare un percorso virtuoso di ristabilire quelli che sono poi i parametri economici dell'azienda stessa, della Cissiena. Particolari cose non me ne aggiungo, sarà sicuramente il dottor Fabbri a dirvi altre nozioni. Se non il fatto che, come voi sapete, noi abbiamo raggiunto un accordo definitivo e per tutta la stagione con la Cascina per quanto riguarda il campionato fino a giugno. La Cascina che alternerà sulle maglie sia il marchio Cascina che il marchio Nannini, che tanto ha ben, insomma, impressionato a tutti noi, alla città in particolare, questo ritorno alla riconquista del territorio, della territorialità. Non aggiungo altro di particolare, ringrazio sicuramente Orienta Partner e do la parola a Fabio Fabbri. Sì, grazie, ringrazio Stefano. Ringrazio Stefano e ringrazio anche la proprietà della società Massimo Mezzaroma per questa opportunità. Noi, come detto, siamo al lavoro a fianco dell'AC Siena da fine giugno, quindi siamo stati, diciamo, chiamati dal presidente, prima ancora dell'iscrizione al campionato. E appunto siamo al lavoro da allora sull'operazione che stiamo facendo appunto con loro di rimessa in ordine, diciamo, dei conti di sostegno, di supporto alla squadra, e proprio in questo momento di transizione, in questo momento di passaggio molto, molto particolare. Stiamo passando quindi giornate di lavoro assieme, e quando si è presentata questa occasione di poter essere, diciamo, anche se vogliamo un po' più visibili sulle maglie dei giocatori per questa partita di Coppa Italia, sinceramente abbiamo pensato che potesse essere giusto coglierla e potesse essere giusto contribuire anche noi, ovviamente, per quello che possiamo fare per questo progetto in cui crediamo molto. Noi appunto siamo è già da qualche mese che stiamo lavorando qui a Siena. Il percorso che stiamo disegnando insieme alla società, insieme alla proprietà, è sicuramente un percorso complicato che passa attraverso, passerà attraverso operazioni difficili, molto sacrificio da parte di tutti, ma sicuramente è un progetto in cui crediamo, quindi siamo assolutamente ben disponibili a metterci tutto l'impegno e anche eventualmente, come in questi casi, tutta la riconoscibilità che un'iniziativa come quella della partita di domani ci può portare. Ecco, questo è più o meno direi il nostro punto di vista. Quindi abbiamo colto l'occasione molto molto volentieri di poter essere di aiuto e di poter contribuire. Noi abbiamo creato questa situazione particolare, quasi innovativa, che ha trovato anche dei consensi anche in altre aziende, perché oggi investire soldi importanti con i momenti che viviamo a tutto tondo, non soltanto nel calcio ma anche nelle altre aziende, non è sempre facile investire sul Siena o altre squadre di Serie B o di Serie A, perché sono soldi tanti. E quest'anno, con questa situazione qua, che inizia per un piccolo e breve periodo con la Cascina, invece poi si è completato, perché evidentemente la Cascina è chi ne è a capo della Cascina. Ringrazio di nuovo il dottor Staffieri, ringrazio il dottor Menolascina, che è l'amministratore delegato della Cascina. Evidentemente hanno creduto nel nostro brand, hanno creduto nella nostra società, nella nostra squadra e in quello che noi potevamo dare. E quindi questa situazione si è poi conclusa in un accordo per tutto il campionato. Ora, per quanto riguarda Orienta e la Coppa, intanto speriamo di passare.
e questo è già un primo passaggio. Dopodiché evidentemente la proprietà e Orienta Partner parlerà di nuovo con la proprietà, sì, perché c'è sempre gli aspetti economici che sono importanti. Io non sto qui a dover omettere un qualcosa che è abbastanza chiaro e non credo di ledere nessuno con questo. Sicuramente la prima cosa che noi ci auguriamo è di passare in Coppa, anche se, ripeto, come ho detto alla squadra, come ho detto al mister, ma lo dico anche a voi, il nostro vero obiettivo evidentemente è il campionato, non perché domani andiamo a Bologna per così per partecipare e basta. Andiamo a Bologna per fare la nostra partita, andiamo a Bologna per eventualmente far parlare bene di noi, come speriamo stiamo facendo almeno dall'inizio del campionato oggi. Però dobbiamo essere molto molto concentrati a quello che è l'obiettivo vero, che è quello del campionato. In realtà allora noi diciamo che su questo settore specifico siamo alla seconda esperienza con Siena dopo Cesena. In effetti con due incarichi molto molto simili, e devo dire anche motivati da circostanze molto molto simili. La principale è la retrocessione. In realtà i due lavori si stanno strada facendo, stanno diventando molto molto diversi tra di loro, perché la situazione delle due società è in effetti molto molto diversa. Nel caso di Siena, per assurdo, alcune circostanze sono di più facile gestione. Mi riferisco principalmente al fatto che, per esempio, dialoghiamo con una sola banca. Viceversa non era così su Cesena. Quindi da un certo punto di vista il lavoro nostro è un po' più facile, proprio se vogliamo nell'operatività. Da un punto di vista di risultato probabilmente la difficoltà è la medesima. La situazione della società, chiaramente, ma questo lo sapete bene anche voi, non è semplice, le motivazioni sono note, non è semplice, la retrocessione taglia una fetta di ricavi importantissima. A questa si aggiunge una situazione contingente, diciamo ambientale, della Cisiena, che vede l'appoggio della banca venir meno in questo momento. Quindi diciamo le due situazioni si vanno a sommare. Nonostante questo, noi è un lavoro che abbiamo ormai iniziato da un bel po', quindi nonostante questo c'è assolutamente la possibilità di rimettere in ordine il conto economico della società, e c'è assolutamente la possibilità di fare un campionato, cioè la possibilità per cui una società di serie B possa avere i conti in ordine e possa fare bene. Qui tra l'altro partiamo da una situazione molto molto positiva da un punto di vista di credo sportivo. Io sono il meno indicato a dare un giudizio su questo, però vedo che la squadra vince spesso, o comunque i risultati in campo sono molto buoni, quindi da questo sicuramente aiuta molto un percorso del genere, un percorso nel quale la parte, diciamo, di gestione e la parte sportiva non possono in realtà prescindere l'una dall'altra. Cioè uno può avere i conti in ordine, ma se poi i risultati sportivi non arrivano, non va da nessuna parte. Viceversa, può avere risultati sportivi brillantissimi, ma poi non avere i soldi per pagare gli stipendi ai calciatori, e quindi vanificare un po' questi risultati sportivi con penalità o con situazioni che sono di difficile gestione. Oltre a questo c'è il lavoro su tutta, diciamo, la parte di relazioni, di rapporti che la società aveva, ha tuttora con i fornitori, tutti, quindi fornitori di servizi eccetera, che è un'attività che stiamo portando avanti con fatica, e tutte le parti coinvolte con la società lo sanno. Insomma, in questo momento la situazione è molto 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 tesa, insomma, questo sicuramente, ecco. Non per questo però non siamo assolutamente ottimisti sul progetto, e diversamente non avremo neanche in qualche modo cominciato a lavorarci, ecco. Questa è una cosa che sicuramente mi sento di dire, ecco. Siena ha delle peculiarità un po' diverse rispetto a Cesena, anche perché a Cesena abbiamo lavorato in un ambito in cui c'è stato un passaggio societario, cambiata la compagine sociale, comunque siamo rimasti, abbiamo affiancato la precedente gestione e anche quella successiva, e eravamo in una situazione in cui c'era un'operazione straordinaria di fusione in corso, quindi il contesto dal punto di vista societario era diverso rispetto a Siena. Comunque sia, le peculiarità, la retrocessione, la crisi finanziaria più o meno avevano le stesse tipologie di caratteristiche.
quindi il contesto in cui una società viene da una retrocessione, quindi taglio di fatturato che può arrivare anche a un 10-20% rispetto a quello che era gli introiti televisivi in Serie A, hanno in una situazione in cui magari ci sono dei contratti pluriennali e quindi si trova una situazione finanziaria molto critica, comportano una situazione in cui c'è estrema difficoltà da parte della società di far fronte nell'immediato a quelle che sono le contingenze, quindi pagamenti di stipendi, rimborso del debito, erario, eccetera eccetera. Quindi comunque concordo, mi allineo a quanto diceva Fabio, nel senso che comunque sia lavoriamo in maniera intensa per cercare di portare a termine il nostro progetto, siamo assolutamente ottimisti, quindi ci sono le possibilità di arrivare in fondo assolutamente a quello che è il nostro obiettivo principale, quello insomma di rimettere a posto i conti della CCE, no?